Good morning YouTube, signori, bentornati sul canale. Prima di cominciare il video di oggi, mi raccomando, in descrizione il link per scaricare OneFootball, l'app per tutte le statistiche, notizie di mercato, di calcio, eccetera, eccetera. Hanno il colore verde, è il top. Dopodiché mi raccomando, sempre in descrizione trovate di nuovo il link all'articolo dei Brainless uscito sul sito di Red Bull, ragazzi, no? Red Bull, nostro articolo, andate a vedervi anche quello per la vostra carriera di FIFA 18. Vi consigliamo un po' di giocatori eccezionali, come direbbe il Masseo. Ultima cosa, e dopo cominciamo a vedere un po' sto Milan di FIFA 18. Oggi sono bello carico, ragazzi. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, che ho pensato di fare una bella cosa, ovvero prendere esempio dal Fabione. Se arriviamo a 10.000 follower su Insta, anche io vi do il FIFA 18 in regalo. Mi raccomando, siamo già praticamente a metà, perché siamo già a 4.500, no? Non mi ricordo. Lo lascio anche nel primo commento. Mi raccomando, se avete Instagram, seguitemi, che poi vi trovate le stories più stupide, ignoranti e divertenti del mondo. Adesso andiamo a vedere questo Milan in FIFA 18. Ho visto il video del Masseo su Destiny 2 prima e si è impossessato di me. Dunque, signori, non riesco a smettere di muovere le mani. Siamo ancora in aperto calciomercato e la coppia, passiamo le cose formali, Fassone e do le schiaffi in testa a Donnarumma, Mirabelli, potrebbero, anzi dovrebbero avere in canna ancora qualche colpo lì davanti per il Milan. Però Montella ha già dato alcune indicazioni sulla formazione e quindi il Milan potrebbe giocare con il 4-3-3, ma anche provare la variante con la difesa 3, quindi con i terzini alti, le due punte, qualora dovesse arrivare qualcun altro, un bel 3-4-1-2. Andiamo a vedere allora quali potrebbero essere gli overall, quindi la mia prediction. Mi raccomando, poi alla fine del video, sempre qua su in alto a destra, trovate il solito sondaggino sulle prediction giuste e sbagliate, qual è la migliore. Mi raccomando, guardate tutto il video, poi alla fine votate, così capiamo un po' anche voi come la pensate, visto che non tutti hanno la forza nelle mani per commentare. Magari poi, se arriviamo anche a 2000 mi piace, mi fate contentissimo. Iniziamo dal portiere. Di Donnarumma ci ho già parlato in un paio di video. Per lui prevedo un sostanzioso upgrade, quindi arrivare ad 83 come vedete nella carta. Fra l'altro, lo sfondo animato strafigo che mi ha fatto Muñaz, che anche lì vi lascio in descrizione il link al suo profilo Instagram, perché se avete bisogno di farvi roba grafica ve la fa lui. C'è sto sfondo qua animato, è qualità, ragazzi, qualità. Parliamo però di Donnarumma. Mi sono scritto tutti i dati come sempre, sembra lo studio di Sport Mediaset, ma non sono Bargigia, per fortuna. Donnarumma che quest'anno, come ho già detto anche negli altri video, ha ricevuto l'upgrade invernale, 3 carte speciali, quindi non faccio distinzione tra Inform, Team of the Season, eccetera eccetera. 38 partite per lui con 45 gol subiti e 12 clean sheet, ovvero partite in cui non ha subito reti. L'overall per il giocatore, che è nello scandalo estivo del non rinnovo, rinnovo, ma qua Raiola, il Milan a 90, diamogli 6 milioni all'anno, odiato poi amato dai tifosi, il lacheraggio mistico dei suoi profili social, comunque parliamo del calciatore, è un gran prospetto. La stagione passata, vuoi perché la difesa del Milan non era il top, comunque ha fatto anche lui e ha i suoi alti e i suoi bassi, non c'è niente da dire sulla bravura del giocatore. L'aumento di overall ci può stare benissimo. Andiamo a vedere la difesa nel qual caso il Milan dovesse giocare con il 4-3-3. Quindi partiamo dal terzino destro, Conti. Anche questo, se non l'avete visto, ne ho già parlato sul video dei maggiori upgrade della Serie A. Ce lo vedo con un bel più 6, arrivare a 77 di overall. Questo terzino che ha fatto una stagione straordinaria in FIFA, ha avuto solo la carta speciale, quella del Community Team of the Season, se non mi sbaglio. Però 33 partite, 8 gol, 4 assist per lui, sono veramente tanta roba. Questo è uno, secondo me, dei colpi migliori che ha fatto il Milan in questa campagna acquisti, perché veramente sto terzino qua è tanta roba. Dall'altra parte, quindi terzino sinistro, poi andiamo a vedere i centrali, abbiamo lo svizzero Rodriguez, arrivato dal Wolfsburg. A lui direi che, secondo me, lasceranno lo stesso overall. Questo perché? Perché comunque diciamo che la sua stagione personale
ma è stata nella media, non ha ricevuto nessuna carta speciale su Ultimate Team. In campionato in Bundesliga ha giocato 24 partite facendo 2 gol e 3 assist. Il Wolfsburg, come sappiamo, ha fatto fatica veramente anche a salvarsi quest'anno, per cui secondo me non ci sarà il downgrade, perché non ce lo vedo poi anche il cambio di campionato, quindi secondo me resterà un 83 che comunque, come terzini sinistri fisici belli rocciosi in Ultimate Team, fa sempre bene avere un giocatore del genere, nonostante la velocità non sia il massimo, però può andare bene lo stesso. Coppia di centrali, abbiamo ovviamente l'altra bomba di mercato del Milan, ovvero Bonucci. Secondo me verrà anche lui aumentato di un punto, quindi da 87 ad 88. Questo perché, a parte le 3 carte speciali che ha ricevuto su Ultimate Team quest'anno, 29 partite, 3 gol, ha vinto il campionato, è arrivato in finale di Champions, la Juve ha anche la partnership con la EA Sport, ho bisogno di bere. Direi che l'upgrade di un punto ci può stare, sinceramente, ragazzi. Abbiamo visto già l'anno scorso, da FIFA 16 a FIFA 17, che certi giocatori sono stati aumentati anche tanto, forse troppo alcuni. Un punto a Bonucci, farlo arrivare a 88, non mi sembra assolutamente una cosa esagerata. Magari i tifosi juventini saranno arrabbiati con lui, però questo è quanto. L'altro difensore centrale che dovrebbe essere titolare è Romagnoli. Nonostante gli acciacchi fisici, secondo me parte lui davanti a Musacchio. Per Romagnoli prevedo un upgrade di 2 punti, anche se in FIFA non ha avuto nessuna carta speciale quest'anno. 27 partite per lui in campionato, io guardo, prendo solo i dati della Serie A, quindi no Coppa Italia, né, per i dati che vi snocciolo. Un gol, un assist, giocatore giovane, nella carriera è anche uno di quelli che crescono parecchio, anche se la carriera e Ultimate Team sono due cose, due binari separati. L'upgrade di 2 punti ci può stare, potrebbe starci 79, che sarebbe proprio una roba, diciamo, normale nell'andamento delle cose. L'80 potrebbe essere anche un discorso, sappiamo che la EA comunque fa gli overall a marketing più che a media delle statistiche, per cui secondo me Romagnoli, con questo Milan che sta facendo sto squadrone incredibile, un 80 ci può andare bene. Fatemi sapere voi nei commenti se siete d'accordo oppure no. Andiamo a vedere il centrocampo, dove abbiamo un altro giocatore di cui ho già parlato nel video sugli upgrade, ovvero Kessié, altro trasferimento, passato dall'Atalanta, vabbè, lo sappiamo tutti quanti. Per lui vedo un 78 di overall, l'ho messo, sì, quindi un più 3 rispetto ancora al grande winter upgrade che ha avuto. La carta speciale su Ultimate Team, 30 partite, 6 gol, 4 assist, potrebbe diventare su FIFA il nuovo nocerino di qualche FIFA fa, se vi ricordate, che era una bestia assurda. Questo che sì, con il 78 così ce lo vedo proprio una bella carta per Ultimate Team l'anno prossimo. Anche qua voglio sapere cosa ne pensate dei valori, secondo voi può essere uno di quelli che in quasi tutte le statistiche diventa veramente forte. Il regista che ha preso, che aveva bisogno, è un altro grande, grande colpo del Milan, questo qua è Lucas Biglia dalla Lazio. Secondo me verrà aumentato di un punto, gli cambieranno il ruolo, perché ovviamente con Montella non penso che giocherà tantissimo arretrato, starà più verso la linea proprio di centrocampo, quindi magari il ruolo centrocampista centrale, anche se poi non cambia niente perché con le carte si cambiano i ruoli e via. Lui ha ricevuto una carta speciale quest'anno, ha giocato 29 partite, 4 gol e 4 assist con la maglia della Lazio. Adesso che è il Milan ci do un punticino di aumento anche per lui, nonostante comunque sia praticamente arrivato all'età in cui sei al top come calciatore. Su di lui non c'è tantissimo da dire, penso che la carta potrebbe anche questa, a quelli a cui piacciono giocare un po' di tiki taka, giocare un po' di qualità su Ultimate Team, potrebbe essere una bella bella carta. L'unico finora rimasto dopo Romagnoli è l'altro centrocampista, ovvero Jack Bonaventura. Anche per lui come per Rodriguez non prevedo né un aumento né un downgrade sull'overall, quindi li lascio all'83. Secondo me Bonaventura questa stagione potrebbe fare veramente grandi cose. Per lui quest'anno un winter upgrade e una versione speciale. Non ha giocato tantissimo perché 19 partite, però comunque 3 gol e 5 assist. Questo però è un giocatore che ha la qualità nei piedi, ragazzi. E anche questo qua messo così, sto guardando adesso le statistiche che gli ho messo, come centrocampista centrale comincia a essere pericoloso. Andiamo a vedere il trio d'attacco e partiamo dall'ala destra, ovvero Suso. Questo è un giocatore che non se ne parla tantissimo, però
in questa stagione, se noi andiamo a vedere e comparare quelli della sua età, è uno di quelli che ha creato più occasioni. E il Milan spero non se ne privi, perché secondo me Suso è un gran bel giocatore. A lui infatti ho dato un più 2 di overall. Ha già ricevuto il winter upgrade, ha avuto anche la carta in form, la carta speciale. 34 partite, 7 gol e 9 assist. Questo qua sotto sotto, proprio 4-4 in silenzio, può fare veramente tanta robetta bella, buona, di qualità in campionato. Questo qua da tenere d'occhio. I valori sulla carta, non avendo una grandissima velocità e un grandissimo tiro, magari come alla destra, per quanto riguarda l'ultimate team non possono essere proprio il top, perché sappiamo che le ali preferite da tutti i giocatori sono quelli che hanno 90 di velocità, però bisogna sempre stare attenti anche alla qualità, ragazzi, e qua ce n'è tanta. Il Milan bisogna dire che sta facendo un gran squadrone quest'anno ed è un bene per il nostro calcio. Punta centrale, l'acquistone, quello arrivato ban così come un fulmine a ciel sereno, ovvero André Silva, il portoghese. Si parla comunque di Aubameyang, si parla di Belotti, difficile secondo me, si parla di Diego Costa, si parlava di Morata che invece ha dato al Chelsea. Per il momento c'è André Silva, che comunque è un giocatore giovane, di prospetto, l'hanno pagato e quindi dovrebbe anche giocare. Bacca dovrebbe andare fuori dai ball e quindi vediamo André Silva. André Silva l'ho aumentato anche lui di 2 punti, fatto arrivare ad 80. In FIFA ha ricevuto un winter upgrade e 3 versioni speciali. Ha giocato con il Porto 32 partite, mettendo a segno 16 reti e ben 6 assist. Un buon bottino, giocatore da valutare, da vedere come può approcciarsi alla Serie A. Le statistiche sulla carta diciamo che non lo rendono proprio uno dei punteri davanti di quelli più appetibili, però una velocità decente, un buon tiro, un buon dribbling, un buon fisico. Vedremo cosa succederà, se arriverà qualche carta speciale, lo spero per i tifosi milanisti. Ora l'ultimo del tridente, con cambio di ruolo, quindi dal COC che aveva con il Bayer Leverkusen ad ala sinistra che dovrebbe avere con il Milan di Montella, Hakan Çalhanoğlu, il turco. Questo è uno di quegli acquisti molto, a livello di comunicazione, pompati, però c'è bisogno di stare attenti. A lui ho dato, se non sbaglio, vado a rivedermelo, un upgrade di 1 punto. Nonostante abbia giocato solamente 15 partite in Bundesliga, ha ricevuto 3 versioni speciali, ha segnato 6 gol, 5 assist, sappiamo della squalifica, però anche questo è uno di quelli, soprattutto piccoli, la parentesi fantacalcio, le punizioni tra lui e Rodriguez, bisogna prenderli tutti e due al Milan, chiudiamo parentesi fantacalcio, anche questo è tanta roba. Come ala sinistra in ultimate team non sarà proprio il massimo, perché non è un giocatore velocissimo, però ha un buon tiro, ha un buon dribbling e un buon passaggio. Poi bisognerà vedere ovviamente le ali del Milan, per quanto riguarda ultimate team non sembrano essere i figli del vento, insomma. Con questo, signori miei, è tutto. Io vi ricordo che in descrizione trovate sempre anche il canale dei Brainless, passateci, iscrivetevi tutti quanti, andatevi a vedere il video di come sarà l'Inter in FIFA 18 sul canale di Gaz con il Grinone Barbone insieme. Di nuovo in descrizione link, seguitemi su Instagram, andatevi a leggere l'articolo per FIFA 18 fatto da noi sul sito di Red Bull, lasciate un bel mi piace. Vado a tagliarmi le mani perché sono stufo di muoverle mentre parlo. Noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, non serve neanche che lo dica, dovreste averlo già fatto dopo 10 secondi dall'inizio di questo video. Noi ci vediamo al prossimo, come sempre con tanta qualità. Ciao belli. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear